E benvenuti raga a questo nuovo episodio dei 7 peccati capitali. All'evento Sacra Guardiana della Fonte della Giovinezza, che è il flashback di Ban sul suo primo incontro con Elaine, la sorella di King. Ok, ho sconfitto, diciamo, le guardie, adesso si va all'incontro. Immagino che sarà tipo un boss. Immagino. ジョーちゃん、こんなところで迷子か？泉を守ってるの。あ？あなたのような族からね。 Direi che ha fatto un bel volo, eh. E ora scontro con Elaine, appunto, come pensavo. Dopo, detto che dopo un volo, subito lotta, ok? Ah, però... Ok, la combatto non da boss, ma proprio da tipo... Come se stessi sfidando un altro giocatore, ok? Come si dice, ti ho rubato il cuore. Ok, ancora un colpo è andata. Allora, quanti colpi fai? Vabbè, detto adesso muore, peccato. Avrebbe dovuto usare la sua mossa. E invece non l'ha fatto. まさかジョーちゃんが秘宝を守る番人だったとはな。こっちもマジでやらせてもらうぜ。殺して奪う。人間は皆考えることが同じね。 マジで。 私が人の心を読めることも
ドベリーで作ったエールが半端なくうまいんだよな。さすがにあれが飲めなくなるのは困るな。この人、はあ、昔か。あなた一体何者？見りゃわかんだろ、族だよ。バンデットバンで通ってる。ジョーちゃんは？子供じゃないわ、エレインよ。Oh beh. Comunque penso, comunque chissà quanti anni ha avuto Elaine, ora che ci penso lì, o quanti ne ha adesso. Vabbè, evento con Cruso, quindi si torna al presente. Sì, lo so come funziona, grazie, l'evoluzione dei personaggi. Posso continuare con la storia, per favore? Grazie mille. Allora. Questa è la squadra che uso liberamente per i passaggi. Ehi, fammi cambiare. No, ancora no. No, non ci siamo ancora. Devo andare alla prima. Quante difficoltà ho. Ecco fatto. Allora. Ma io tolgo il solo King, vediamo quanto riesco a resistere. Vabbè, metto come supporto Merlin. E in più anche il cibo. Ma si va, squadra consigliata. Ma no, ma tanto poi questo è uno scontro ban contro King, perché anche nell'anime si scontravano solo loro due. Quindi va bene così. E via quella rissa. Tanto che poi qua King è tipo, si comporta tipo uguale, anzi no, si comporta uguale come il precedente re delle fate. E poi qua si scopre il motivo, quindi. Ok, qua è un boss King, bene. Vediamo un po' se Ban se la fa a batterlo. Visto che ho Ban a livello più forte, credo di sì.
Vabbè, se no con tutta la squadra l'ammazzo. Sì, però dai, non vale pietrificarmi. Vabbè, anche nell'anime lo fa. Il potere del girasole. Allora, posso combattere anch'io o vuoi fare tutto te? Oh, finalmente. Sì, si la faccio battere con Ban King. A meno che non mi blocca sempre. Ne approfitta, ecco appunto. Se lo affrontavo con l'intera squadra, King aveva già perso. Io lo dico. Dice sì, vabbè, curati, eh. Vai, mossa speciale. Vabbè, qua possiamo anche saltare la mossa speciale. Ah, no, è un'altra, bene. Madonna. Quasi sconfitto già. Bella, King. Ban. Vabbè, puoi anche curarti, ma non servirà. Ormai la tua sconfitta è inevitabile. Non mi fai niente. Ok, ci siamo quasi e sconfitto al prossimo round. Direi che questo scontro è abbastanza alla pari, eh. Maledetto, che sicuro. Vabbè, dato con la mossa finale dovrei batterlo. Dai, ban. E ancora. E vabbè. Vabbè, uso. Ora rifaccio. La battaglia proprio la riprendo, visto che è gratis il tentativo, quindi lo batto. Dai. Almeno riprendo quella barra già a metà che l'avevo fatto. Che gli ho fatto. Questa è una bella battaglia boss, eh. Proprio parità poi. Proprio una puntata epica. Dai, con quel sconfitto, dai. Colpo finale. Oh, finalmente.
Quello tu che sei stato King. したくなかった。10年前、王国転覆疑惑で王都を追われ、行く当てをなくしたオイラは故郷へ戻った。でも戻って目にしたのは、見る影もなく無残に焼き尽くされた故郷。 7つの大罪で君と一緒にいた頃は特別気にしてなかった。なぜ人間の君が不死身なのかなんて。まさか聖女を殺して飲んだ泉の力だったとは。てめえ、なぜあの女のことを知ってる。君が殺した聖女、エレインはオイラの妹だ。 Beh, ragazzi, questo episodio si può anche concludere qua e ci vediamo alla prossima. Lasciate un like e condividete. Ah, raga, voglio dire, ve lo dico in modo chiaro. Quando commentate, commentate qualcosa che c'entri col gameplay, va bene? E insomma, c'è molto da commentare su quello che vedete, quello che pensate. Quindi, ciao! Alla prossima, Cavalieri Oscuri!